Tutti i dipendenti della Luedi, la società che fornisce il service giornalistico e poligrafico alla società Edizioni Proposta Sud per editare l'edizione Basilicata del Quotidiano del Sud, sono stati collocati in cassa integrazione a zero ore. A comunicarlo sono stati gli stessi dipendenti che in una nota hanno espresso profondo sdegno, rammarico e rabbia per la decisione unilaterale e improvvisa assunta dal commissario liquidatore della società. Una decisione che, peraltro, hanno aggiunto, disattende gli impegni sottoscritti solo un mese fa al tavolo istituzionale con i sindacati e la regione. La comunicazione ufficiale da parte del liquidatore ha preceduto solo di qualche minuto l'amara sorpresa con cui i lavoratori hanno dovuto fare i conti ieri mattina, ovvero l'inibizione all'accesso al sistema editoriale. E questo, hanno aggiunto, nonostante poligrafici e giornalisti avessero ufficialmente comunicato la loro disponibilità ad attenersi agli orari indicati dal liquidatore fino alla convocazione di un nuovo tavolo regionale. A dispetto di questo, la società EPS ha già provveduto ad assegnare la commessa del service per la realizzazione delle pagine a un'agenzia terza campana. In attesa dell'apertura di un tavolo in regione, ai colleghi del quotidiano giunge la solidarietà dell'Ordine dei giornalisti della Basilicata e della Sostampa, che definisce deprecabile il comportamento del commissario liquidatore. Solidarietà ai colleghi del quotidiano anche dalla nostra redazione.